Buongiorno, ben ritrovati. Tocca a noi, a quelli della medicina. La medicina però spiegata in maniera semplice, la medicina che toglie le ansie piuttosto che farle venire. Naturalmente io da solo non potrei farcela in questo arduo compito, mi faccio aiutare. Ci è venuto a trovare uno degli specialisti della clinica Sanatrix, il dottor Renato Regine. Il dottore ci parlerà di radiologia vascolare. Già soltanto l'espressione mi mette in soggezione. Invece è qualcosa di miracoloso, le nuove tecnologie in aiuto della medicina e quindi anche del paziente. Sì, la radiologia vascolare interventistica in realtà consiste in tutte quelle procedure, in tutte quelle manovre guidate appunto dalla diagnostica per immagini, sia intesa come radiologia, sia come echografia, come TAC, che consente di determinare delle procedure percutanee e quindi assolutamente nettamente meno invasive rispetto alle normali procedure chirurgiche e quindi di portare alla risoluzione di numerose situazioni, numerosi problemi senza le complicanze periprocedurali e postprocedurali che possono intervenire in corso di interventi chirurgici che alcune volte possono essere anche importanti e devastanti per la salute, soprattutto in alcuni pazienti. Io ho parlato nell'introduzione di ansia, no? Tutto questo rende inutile la domanda classica, dottore, che cosa mi fa? Perché in questo caso, come dice lei, l'intervento è poco invasivo. Sì. Questo non significa soltanto che si prova meno dolore, vabbè, c'è l'anestesia, ma dopo, nella fase postoperatoria, si guarisce prima. C'è proprio il salto di qualità che contraddistingue le procedure percutanee, l'interventistica guidata dalle immagini, è proprio questo, è ridurre nettamente i tempi dell'intervento in sé e anche del post procedura, del ricovero, e quindi di consentire un recupero immediato e anche un ritorno alla vita sociale e lavorativa nettamente più veloce rispetto a quello dell'intervento classico. Dottore, noi queste immagini le abbiamo, no? Lei ce le ha portate, abbiamo... quindi chiederei alla regia se cortesemente può mostrarcele. Ce le abbiamo dietro, eccole qua, dottore. Allora, questo è quello che lei vede quando Sì, questo è perché naturalmente il primo passo della procedura è la diagnosi, cioè vedere dov'è la patologia e quindi poterla trattare, monitorare. E la patologia di solito che cos'è? Perché bisogna intervenire? Allora, qui innanzitutto i campi di applicazione sono svariati. Qui siamo siamo in campo vascolare, questa è una carotide, vedete, praticamente l'immagine che noi possiamo vedere ci mostra una stenosi, cioè una occlusione del vaso quasi completa, serrata. In questi casi praticamente una volta si doveva ricorrere a un intervento chirurgico importante, bisognava aprire il collo e quindi pulire l'arteria o mettere un patch e riparare l'arteria. In questi casi noi per via percutanea, cioè attraverso una piccola puntura che si fa nell'inguine, raggiungiamo la sede di questa stenosi dall'inguine, sì, arriviamo, saliamo con un piccolo sistema, un piccolo tubicino, raggiungiamo la sede della stenosi e lì poniamo uno stent, cioè un dispositivo metallico che tiene aperta il vaso, la carotide, dopodiché si procede più delle volte ad una dilatazione con cateteri a palloncino su cui ho montato un palloncino. E il paziente, il giorno dopo scende con i suoi piedi dal letto e se ne va a casa. Ecco, il giorno prima che cosa avvertiva questo signore o questa signora? Il giorno prima, questi sono pazienti che naturalmente possono manifestare delle grosse problematiche a livello cerebrale, perché chiaramente c'è in presenza di una stenosi così importante ci può essere una riduzione di flusso della quantità di sangue che arriva a livello cerebrale, e quindi i pazienti possono aver manifestato dei disturbi che possono andare da un minimo TIA, cioè questi attacchi ischemici transitori, o addirittura un vero e proprio ictus,
E allora in questo caso praticamente l'intervento è un intervento volto ad impedire ulteriori aggravamenti della situazione. Noi cerchiamo di sempre di procedere con questo intervento prima che ci sia un danneggiamento a livello cerebrale, quindi qua praticamente si inserisce il discorso importante della prevenzione da fare in soggetti di una certa età, ma affetti da diabete, ipertensione. Lei è diventato un nostro alleato, perché è quello che andiamo dicendo da mesi: prevenzione, farsi controllare, certo, senza avere timore della risposta. No, ma lo spirito è proprio questo, là di intervenire prima, perché l'intervento è sempre meno invasivo, l'intervento preventivo è sempre meno invasivo, e quando chiaramente non si è ancora instaurato il danno, la ripresa, il recupero è nettamente migliore, diciamo che c'è proprio la risoluzione del problema. Se invece l'intervento è tardivo, è chiaro che un intervento sarà di natura differente, con un recupero differente. Certo. Allora, io e lei siamo alleati, facciamo un patto con la regia, mandiamo le immagini a scorrimento, le fermiamo, sì, nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Allora, il filmato che lei ci ha mandato ha anche questa immagine. Di che cosa si tratta? Qui questa è una cosa particolare, perché questo è un intervento che da pochi anni viene effettuato. Qua siamo in presenza di una, non so, ormai un argomento molto dibattuto e molto famoso, della componente vascolare, della stenosi delle vene giugulari, che è stata ritrovata in recenti studi in soggetti affetti da sclerosi multipla. Si è visto che praticamente questi soggetti, portatori di queste manifestazioni neurologiche così importanti, posseggono sicuramente anche una componente vascolare nella genesi della malattia. La componente vascolare è rappresentata dalla stenosi, cioè dalla riduzione del ritardo del deflusso del sangue dal cervello, perché le vene giugulari sono stenotiche, sono un po' chiuse. Si è visto che dilatando queste vene, moltissimi di questi soggetti, di questi pazienti, hanno dei miglioramenti, mostrano dei miglioramenti anche importanti della sintomatologia. Questo è fantastico, perché si, sì, può intervenire su una patologia, sì, verso la quale si era un po' rassegnati. Sì, insomma, sì, diciamo che questo è proprio un intervento ambulatoriale, quasi parambulatoriale, perché viene effettuato in giornata, in una sola giornata di ricovero, e il paziente poi viene dimesso. Questo con il solito sistema della puntura a livello dell'inguine, si sale con questo catetere a palloncino, si effettua la dilatazione della vena, e il paziente poi dopo un paio d'ore di osservazione va a casa con i suoi piedi, senza nessuna... La parola rassegnazione forse è sbagliata, perché in realtà ci sono, c'è il fior della ricerca, sì, al servizio di questa malattia, per una malattia così grave, sì, sì, che a volte rende gli sforzi non inutili, ma sì, non proporzionati alla, certo, gravità del male. La particolarità, abbiamo altre foto, no, dottore? Sì, abbiamo questa, appunto, qui è dimostrata come... Questa è la foto conclusiva di come questa vena giugulare al controllo dopo l'angioplastica invece è bella ampia, e quindi è migliorato il deflusso di sangue, il tempo di ristagno di sangue a livello cerebrale, quindi il paziente ha un miglioramento di tutta la... E si sentirà subito bene. Subito. Subito. Abbiamo avuto molti casi in cui i pazienti si racconta che abbiano ripreso a camminare, che siano entrati con la sedia a rotelle e invece siano usciti con i loro piedi. Ed è avvenuto. È verosimile. Sì. Sicuramente anzi sono state, sì. Abbiamo altre immagini, dottore? Sì, se le facciamo... Ecco, questo è il... Qui dietro è mostrata l'immagine. Ecco, questa ce la guardiamo più da vicino, perché io fino, sì, là non arrivo. Sì, praticamente questo è proprio il pallone gonfiato, il palloncino gonfiato che rompe, diciamo, questa stenosi e dilata il vaso prima della... Il bene che vince, esatto, sul male. Diciamo così, vediamo questa... Vediamo se ci sono ancora altre immagini, perché i minuti a nostra disposizione si stanno esaurendo. Ecco, questo invece è uno studio del fegato affetto da neoplasia epatica, qui sulla nostra sinistra. Quella nubecola che c'è sta lì a sinistra, è un'area di impregnazione. Questo è un altro sistema, cioè questa è una chemoembolizzazione, cioè quello di mandare attraverso l'arteria il farmaco direttamente nel fegato, quindi aumentando la dose, quindi
direttamente sul livello del nodulo neoplastico e risparmiando invece gli altri organi dagli effetti secondari della chemioterapia. Questo è anche un altro grosso passo in avanti. Non solo non avete aperto. No, non abbiamo aperto. Ma siete intervenuti direttamente sull'organo risparmiando gli altri. Abbiamo concentrato tutta la quota dell'antineoplastico, del farmaco antineoplastico in quel settore che ci interessava, in maniera selettiva, quindi salvando tutto il resto del fegato che continua a funzionare normalmente, salvando quindi tutti gli altri organi e quindi preservando il paziente da tutti gli effetti collaterali della chemioterapia. Insomma, questo dottor, riguardo i minuti che scorrono, abbiamo altre immagini? Perché sì, volevo ancora fare una domanda. Questo, ecco, sì. Questo praticamente è l'effetto invece di un silver hook, di una, se facciamo scorrere le immagini, di un paziente che praticamente mostrava questa stenosi del vaso. Dopo la pulizia si vede come il canale, questa è l'immagine precedente, vedi qui a valle non c'è proprio vascolarizzazione e questa è stata un'inversione. Ecco qua, praticamente alla fine del trattamento il vaso è stato completamente pulito e quindi questo paziente che era candidato all'amputazione e con questo intervento di minimo, questi sono dei cateterini che sono grandi pochi millimetri, praticamente vengono introdotti previa anestesia locale, il paziente non avverte assolutamente niente. Diciamo, effettuiamo questo intervento che si chiama proprio di salvataggio di arto, perché praticamente con questo sistema si evita l'amputazione. Abbiamo gli ultimi secondi, il bisturi non andrà mai in pensione. No, se ne farà un uso diverso. Noi cerchiamo noi lavoriamo perché se ne faccia sempre un uso quantitativamente e qualitativamente, quantitativamente inferiore e qualitativamente superiore rispetto a quello che è il momento attuale. Scaduto il tempo a nostra disposizione, lei è stato gentilissimo e chiaro, dottore, ringraziamo lei, ringraziamo la clinica Sanatis. Grazie a lei. L'appuntamento è a domani per quanto riguarda noi.